Allora, Fabio Biuso, non hai giocato contro il Pisa, però insomma il Modena ha ottenuto la terza vittoria consecutiva da modenese, immagino sia un bel periodo. No, sì, è l'importante è la squadra, come ho sempre detto, e sono contentissimo della vittoria che abbiamo fatto anche a Pisa, abbiamo fatto 9 punti in 3 partite, abbiamo fatto un inizio di campionato spettacolare e dobbiamo lavorare e cercare di mantenere questo ritmo e questa umiltà che abbiamo tutti, che secondo me è un punto di forza di questa squadra. Ti aspettavi un inizio di stagione così, insomma, 9 punti nel giro di 7 giorni? Ma sai, a parlare dopo è sempre facile, però noi abbiamo fatto tutto il periodo del ritiro, della preparazione, una preparazione secondo me di altissimo livello, in cui abbiamo spinto tanto, in cui abbiamo anche nelle amichevoli magari ci mancava la brillantezza, ma perché durante la settimana, durante gli allenamenti, i doppi, così spingevamo veramente tanto, e quindi dire me l'aspettavo è no, però sapevo che so che questa squadra ha un potenziale come gruppo e che poi lo si trasforma in campo. È bello ricordare che su questi 9 punti insomma c'è la tua firma, ci racconti di nuovo le tue emozioni dopo il gol di Cosenza. Sì, è bellissimo, perché poi più ci pensi e più è bello. La notte dopo ovviamente non ho dormito, non sono riuscito a chiudere occhio, però è un'emozione bellissima. Ora 2 settimane insomma per lavorare, continuare a crescere e migliorare. Ora sì, ora abbiamo 2 settimane in cui abbiamo la possibilità di lavorare come gruppo e migliorare e prepararci al meglio alla partita con la Feralpi. Si può dire che le prossime 2 partite siano una sorta di esame, perché sì, il Modena ha affrontato il Pisa, squadra candidata alla Serie A, le prossime sono 2 neopromosse, insomma sono le squadre magari da affrontare con il piglio ancora più deciso. Sì, sicuramente non bisogna pensare che siccome sono neopromosse magari sia una partita facile, assolutamente quello è... dobbiamo lavorare queste 2 settimane come abbiamo sempre fatto e preparare la partita come l'abbiamo sempre fatto, con la stessa attenzione e la stessa cattiveria di queste prime 3.